Ciao. Ciao Ale. Ciao Aldo. Di nuovo insieme. Era ora. Ascolta una cosa, grande ricettone oggi. Oggi facciamo il croissant parigino, però versione bicolore. Bicolore, quindi lo facciamo rosso e colore al cioccolato, cacao praticamente. Sì. Ne facciamo quattro tipologie. Allora, il croissant sfogliato rosso e bianco, esatto. Il pan au chocolat, rivestito fuori con questo impasto colorato al cioccolato. Esatto. Dopo facciamo quella versione nuova che ancora poco si vede in giro, che io chiamo zebrato. Esatto, che possiamo farla sia con il cacao che anche rossa. Perfetto. Dopo vediamo mentre lo facciamo. Okay, dopo. E dopo quel grande cerchio lì con il bicolore, anche quello, esatto. Che fa un grande mof francese, lui. Noi tentiamo di fare il nostro meglio. Esatto. Va bene, e quindi non ci resta che presentare gli ingredienti. Quindi. Ah, gli ingredienti, vai Ale, presentali tu. Farina per pane, quindi una 280, una 300, non serve. Sì. E poi burro, zucchero, sale, i liquidi 50% di latte e 50% di acqua, il colorante idrosolubile, perfetto, a piacere, non facciamo rossa, e lievito compresso, e questo è il risultato finale, l'impasto finale. Questa è quella rossa. Quella rossa. Quella marrone è la stessa cosa, quindi abbiamo farina che abbiamo già unito con il cacao per evitare che si formino i grumi, i liquidi sempre 50% di latte e acqua, e burro, sale, zucchero, e lievito compresso, e questo è il risultato finale. Questo è un impasto che non va sfogliato, eh? Questo non serve a sfogliare, sì. Invece quello sfogliato è questo qua, il croissant, sarebbe la base del croissant parigino, che poi trovate il link sul canale. Perfetto. Con tutto il procedimento. Quindi non ci resta che lavorare. Facciamo il ricettone. E il ricettone. Vai con il ricettone. Quindi mettiamo nella planetaria con il gancio la farina, il colorante e il lievito. E il lievito. Faccio partire la macchina. Sì. Adesso il colore si mescola un po' alla farina e possiamo inserire i liquidi. Ok. Il liquido lo facciamo in due volte, aspettiamo che prenda un po', ha già assorbito, mentre l'altra parte, Ale, così. Perfetto. Dopo gli altri ingredienti li possiamo mettere anche tutti assieme, aspettiamo i canonici 15 minuti per la formazione del glutine, così non va a contatto il lievito con il sale e con lo zucchero, che non vanno molto d'accordo, e siamo a posto. Vediamo che già sta prendendo. Ah, possiamo già entrare, guarda Ale, già. Vai te, butta dentro tutto senza problema. Zucchero e sale e zucchero. Questo è l'incordamento come fanno i francesi, questo i francesi loro di solito mettono anche tutto assieme, noi per evitare il contatto con sale e zucchero, puoi mettere anche il burro tranquillamente, così è come fanno loro. Ah ok, tutto. No. E adesso aspettiamo i canonici. 15 minuti, 10, 12 minuti, 13 per l'incollatura del. Per la formazione del glutine. Adesso l'abbiamo spento. Perfetto, sono trascorsi 10 minuti, l'impasto è pronto, lo togliamo dalla planetaria, facciamo la classica pallina e poi lo. Mettiamo in maturazione. Sì, in un riposo. Un'oretta, diciamo, in frigorifero. Ok? Perfetto. Va bene. Allora lo tolgo dalla vasca. L'impasto si presenta così, facciamo la classica pallina. Dopo lo copriamo, lo mettiamo un sacchetto di plastica. In maturazione lo mettiamo in maturazione un'oretta, due, e via. E poi è pronto da sfogliare. Partiamo col secondo impasto. Secondo impasto, stesso procedimento. L'abbiamo appena tolto quello rosso. Quindi. La macchina non serve neanche pulirla, andiamo diretti con la farina come prima praticamente, esatto, giusto Ale? Stesso procedimento.
lievito. Mettiamo lievito, facciamo girare un po', e adesso andiamo giù con i liquidi, come prima praticamente, due volte. E dopo mettiamo tutti gli altri ingredienti insieme. Esatto. Possiamo prendere un po' i liquidi. Finale, io penso che possa aggiungere anche gli altri ingredienti se vuoi. Zucchero, sale e burro. E il burro. E facciamo ripartire la volta. Esatto. 12-15 minuti come si è formato il glutine. Esatto. Guarda, e abbiamo fatto. A posto. Ok Ale. Perfetto. Classica pallina, come prima. Riposo in frigo. La mettiamo nel frigo, maturare. A posto. Perfetto, abbiamo fatto. La pasta riposata, riposata a posto. Apposta. Adesso sfogliamo. Esatto. Allora io do una sfogliata qui. Allora diciamo che l'abbiamo portata a spessore un dito. Adesso gli centimetri non so quanto possa essere, Ale. Insomma, facciamo vedere così. Mezzo, sì. Adesso l'altra la pareggiamo di uguale dimensione. Di uguale dimensione. Cerchiamo sempre di mantenere il rettangolo. Tu nel frattempo puoi anche già bagnare la parte bianca, Ale. Ok. Perché mi sembra che siamo giusti. Perfetto, tolgo. Togli la farina, bravo Ale, toglila anche qui. La farina è importante sopra, perché così dopo rimane il colore e non scurisce. Esatto. Bagna pure con l'acqua. Noi usiamo l'acqua, poi c'è chi usa l'uovo, il boom. Con l'acqua fa uguale. Giusto però. Tanto l'acqua con la farina fa la colla, ricordo sì, scuola. Sì. Collante. Eccolo qui, adesso appoggiamo le due masse una sopra l'altra, la pareggiamo bene. Ecco, adesso la portiamo a livello. Aspetta che prendo un po' di farina qui. Ah, le due parti sono perfettamente incollate. Diamo un'allargata per di qua e siamo pronti. Adesso la mettiamo nella griglia col silpat. Facciamo un po'. La mettiamo al freddo, così l'impasto quando è più freddo prende meglio, si gira meglio, si vedono meglio le lamine. Il rettangolo l'abbiamo fatto, ripollo, dopo tagliamo, facciamo vedere come si fanno. Perfetto, facciamo come nell'impasto precedente, però questa volta con l'impasto al cacao. Stesso procedimento. Riposare anche questo in frigo. Adesso facciamo quelli che io chiamo zebrati, perché sempre il pane cioccolato, sacottino, ma non li spiego neanche, non li so neanche spiegare. Li facciamo. Allora io allargo un po' la pasta, giusto? Esatto. E dopo la taglio in tre, perché dobbiamo fare tre tipologie, giusto? Esatto. Invece creo dei rotoli. No. Allora Ale sta rotolando la pasta adesso, che dopo tagliamo girelline fine, che dopo le andiamo a inserire qui, sfogliando, viene l'effetto, io lo chiamo zebrato. Eccola. A posto. Beh, anche se il bordo fuoriesce, poi lui adesso la taglia, la presa. Esatto. Fammi le girelline. Ah, buttale di qua, buttale. Io le appoggio qua sopra, così. Ah, ancora due, Ale. Ecco, una volta inserite le girelle, cosa faccio? Vado solamente a sfogliare.
le due paste vanno, si attaccano, riusciamo a creare anche un bel effetto. Aspetta che mi bagno il mattarello, mi faremo un po' il mattarello. Eccolo, adesso le due paste si sono prese bene. Questa è una, la mettiamo lì. Adesso ripetiamo l'operazione con quest'altra, è il cacao, con quest'altra scura. Qui puoi fare il misto come vuoi te, Ale. Ah, okay. Tanto dopo andiamo a sfogliare. Come possiamo vedere, l'effetto è anche un effetto ottico molto carino. Eh sì, particolare. Ah, di questi ancora se ne vede pochi in giro, eh. Vai. Questo è l'effetto tricolor, bianco, rosso, nero. Ok, Ale. Esatto, mettiamo sempre a riposare. Bene, Ale, la pasta ha riposato. Ha riposato abbastanza. L'abbiamo coperta. Sì, quella del... Non ci dimentichiamo di coprirla. Esatto. L'abbiamo coperta. L'impasto è bello freddo. Adesso si può lavorare bene. Adesso allora andiamo a, a modellare i croissant, giusto? Esatto, tagliare. Io sagomo un po' la pasta. Me la pareggio giusta. Ah, questa, e poi dopo possiamo fare anche delle trecce, eh. Adesso andiamo al taglio e dopo andiamo al confezionamento, giusto, Ale? Esatto. Adesso bisogna far vedere l'arrotolamento, Ale. Esatto, okay? Ah, bene, Ale, adesso fa vedere la tecnica, però lo giriamo, beh, dai, la classica. Esatto. Si mette così, si può fare anche così, poi con la mano io lo faccio piano adesso per far vedere bene. Esatto. Questa parte è sempre sotto. Dopo c'è l'altra tecnica, c'è chi anche fa il taglietto, che fanno voi così. E viene più lungo. Esatto. E dopo gli dai così. Ok. Ok? E certo. Questo viene un po' più lungo, questo. Vedo tanti girarli così, io anche, che fanno così. La cosa importante è che si contano i tre strati, 1, 2 e 3. Perfetto. Quello deve essere importante. Allora, quindi abbiamo creato dei rettangoli con i ritagli che avevamo. Mentre questo invece abbiamo usato proprio un rettangolo che abbiamo inciso per creare le tre code, quindi qui è agganciata, e adesso vado a rotolare per creare una treccia. Le aggancio qui su in cima, poi comincio a fare la treccia. Chiudo. E arrotolo e mettiamo lo stampino e lo posiziono su, uno stampino imburrato, la parte chiusa sotto. Dopo lui si dovrebbe aprire tutto bello. Esatto. Questo è quello creato appositamente, il rettangolo tagliato apposta. Se vuoi, che possiamo vedere anche quello. Anche questo. Ecco, perfetto. Arrotola. Vuota il tuo stampino.
tagliato il rettangolo, in un tarocco, ci siamo preparati le stecchette di cioccolato. Esatto, poi trovano il tutorial sul canale, giusto? Ok Ale, arrotoliamo la prima, mettiamo la doppietta così viene più goloso e dopo con la mano andiamo a chiudere bene, mettiamo l'acqua così rimane chiuso bene anche in fase di lievitazione e non si sguincia, non si apre. Ecco qua il nostro pane al cioccolato, dopo lo facciamo raffreddare e poi Ale ci fa tutti quei taglietti che vanno adesso. Bene, adesso facciamo il pane al cioccolato colorato e il saccottino colorato. Il saccottino classico, quello con la piega a tre, diciamo così, mettiamo sempre la nostra stecca di cioccolato, giriamo, mettiamo la seconda stecca di cioccolato, un po' di parte umida e andiamo, questo è il classico saccottino. Qui invece facciamo il pane al cioccolato, aspetta che mi misuro la stecchetta, questi sono quelli colorati, okay. Eccolo lì, lo facciamo bello goloso. E questo facciamo la chiusura classica da pan cioccolato. Però lo facciamo colorato questo. Allora. Eccolo lì. La misura abbiamo detto alle 10x12. 10x12. Rettangoli da 10x12. Eccoli qua. Ok. Adesso facciamo la ciambella, Ale. Esatto. È un 5x18. 18 come grandezza. Mettiamo un filino di crema. Ah, poi si può mettere anche un altro spalmabile come vogliono. Copriamo il filo di crema, arrotoliamo bene, lo allunghiamo un po', cerchiamo di pareggiare questa chiusura che dovrebbe rimanere verso giù. Perfetto. Mettiamo la chiusura, eccola là così, Ale. Adesso qui devo essere bravo a farla bene, eccola lì, la chiusura è tutto verso giù, vero? Sì, un po' qua, si può girare un po' il pelo di... Ah, ecco, dopo basta girarlo così, ecco, in modo che rimane la quando chiusura, si vede magari la chiusura, si guarda un attimino, grazie Ale, eccolo. Perfetto. Qui l'abbiamo fatto, adesso lo mettiamo a raffreddare. E esatto. Dopo tu lo tagli così in lievitazione si vedono il bianco e il rosso. Esatto, okay? Il gioco di colori. Va bene, eccolo qua, a posto. Pane e cioccolato, faccio dei tagli in diagonale. Mentre la ciambella la taglio in questo modo. Bene Ale, il lavoro è finito. Il lavoro è fatto, cottura ultimata, sono già anche raffreddati. L'abbiamo anche passati con lo sciroppo. Sciroppo di zucchero e acqua, zucchero. Pari peso, si fa bollire, si crea questo sciroppo che poi lo si spennella appena sfornato. È meglio farlo riposare un po'. Esatto. È meglio farlo riposare un po' e dopo dà quell'effetto lucido. Sì, si spennella. Prodotto. Dobbiamo dire la cottura. Cottura. Allora, i croissant e le ciambelle croissant qui abbiamo fatto 14 minuti, 14 minuti. A 175, giusto? Sì, esatto. Ok, dopo questi prodotti qui, il pan au chocolat, il saccottino bicolor, questi e i rock and roll qui, qua siamo andati
prodotto un po' più grande, quindi 18 minuti, sempre a 175. Esatto, sempre uguale. Giusto, Vale? Oh Ale, bene. Abbiamo fatto il lavoro, ma lavorone è male. Meglio non guardare. Bene, lavoro fatto, lavorone, ricettona, a posto Ale. A postissimo, grazie. Abbiamo fatto. Ah, ce l'abbiamo preso, dai, tanto da qua a casa. Perfetto, alla prossima video ricetta. Ciao. Ciao Fioli. Ciao. Ciao.